ben ritrovati su Scriviamo Insieme. Oggi nella rubrica 100 pasti in Sicilia scopriamo uno dei dolci siciliani per eccellenza, la pasta reale, chiamata anche frutta martorana. Ve la racconto dopo la sigla. Allora, ci sono tantissime, proprio tantissime cose da dire. Si tratta di piccoli frutti, verdurine, tutte forme, anche conchiglie, tutte forme molto piccole che poi vengono realizzate con un impasto di mandorla e zucchero. Vengono fatte asciugare, quindi non c'è assolutamente nessun tipo di cottura, e colorate con dei colori alimentari. Vengono utilizzati spesso per il periodo natalizio, per il periodo pasquale ci sono gli agnellini pasquali fatti con la stessa ricetta ma appunto a forma di agnellini. E oggi invece io vi parlo di una tradizione molto bella, di una tradizione che parla di famiglia, parla di casa e parla del nostro tempo, di quando eravamo bambini. La tradizione è la festività dei morti. In Sicilia la tradizione prevede che per la festività dei morti i defunti vengano a fare visita ai bambini durante la notte e portino dei doni. Doni che possono essere e sono sempre di due tipi: dolciumi, biscotti, il famoso cestino dei morti, ora vi dirò di che cosa è composto, e giocattoli. Per cui vale la pena che io condivida con voi anche come lo vivevo io quando ero bambina. Io rispetto agli altri bambini probabilmente ero più fortunata perché i miei nonni erano giocattolai, quindi avevano un negozio di giocattoli. E mia nonna amava molto le cose dolci, la mia nonna materna. Per cui io mi svegliavo, andavo magari a casa dei nonni a cercare il cestino dei morti. I morti usavano nascondere i loro doni e quindi dovevi un po' fare una caccia al tesoro. E io mi ricordo sempre di questi cestini dove c'erano le noci, i fichi, i datteri, e a casa della mia nonna materna dentro il cestino c'erano anche le bacche di carrube. Ecco, personalmente della festività dei morti ho un grande ricordo, perché a me piaceva tantissimo fare un po' questa caccia al tesoro per casa. Poi magari non mangiavo tutte le cose che mi regalavano, perché quando ero bambina non gradivo i dolci. Però era molto bello aspettare quel giorno e riuscire a scoprire dove i morti avevano nascosto i giocattoli e i dolciumi. Il mio racconto è molto simile a quello di Katia Ruggirello, che ci racconta questa testimonianza.
che ci lascia anche la testimonianza della Martorana, che è appunto uno dei dolci tipici che si mangia per quella festività. Io vi lascio il video, sono contentissima di condividere con voi questo momento così importante, questo pezzetto di infanzia, e credo che molte persone che sono cresciute in Sicilia hanno e condividono con me questa passione del portare avanti questa tradizione. Vi do appuntamento alla prossima puntata di 100 Passi in Sicilia. Oggi ci siamo gustati uno spicchio importante di questa bellissima terra e se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Alla prossima. Ciao da Anna, da Scriviamo Insieme e benvenuti in Sicilia. Tanto tempo fa, quando ancora non superavo il metro di altezza, la mattina del 2 novembre, il giorno dei morti, per noi picciriggi era il momento della caccia al tesoro. Sì, perché era tradizione che la notte tra il 2 novembre i cari defunti passassero a fare una carezza e a lasciare doni ai bimbi di casa. La mattina iniziava la ricerca dei regali e tra essi, immancabile, c'era anche un vassoietto pieno di frutta martorana. Dopo che ci si vestiva bene, si andava a ringraziare i defunti al camposanto per i regali ricevuti. Il ricordo di quell'intenso profumo di mandorla e di quel sapore dolce e pastoso mi ha portata da grande a studiarne la storia, dal punto di vista culinario, la ricetta e a imparare a replicare quei bellissimi frutti. Ma di più di tutto mi ha spinto il fortissimo e irrefrenabile desiderio di portare avanti una bellissima tradizione, tant'è che a novembre non può mancare la Martorana in casa mia e in casa di chi vuol conoscerla, visto che da tempo vivo lontana dalla mia Sicilia. È un modo per sentirne meno la mancanza. È lo stesso motivo per Pasqua non manca l'agnello di marzapane, realizzato con gli stessi ingredienti della Martorana e presente anch'esso nella tradizione pasquale trapanese.